Stanno letteralmente spopolando i cosiddetti matrimoni lavanda o lavender marriages, termine che fu coniato nel secolo XX, che descrive un'unione tra un uomo e una donna in cui uno oppure entrambi i partner erano omosessuali, andando a nascondere quindi la loro identità sessuale. Però qualcosa sembra che sia effettivamente parlando cambiato. Il termine infatti è stato ripreso dalla cosiddetta generazione Z, dalla generazione Z, quelli i ragazzi giovani che sono stanchi di essere da soli, con pochi soldi e allontanati da legami di tipo familiare. Il concetto di lavender marriage ha letteralmente creato una voglia, una curiosità morbosa da parte di molti giovani che su TikTok hanno letteralmente ottenuto un sacco di visualizzazione, un sacco di visibilità. Lo stesso Robby Scott, TikToker, che ha un sacco di follower, ha di recente messo su web un video in cui cerca candidature per un matrimonio tipo lavanda, facendo sapere di voler vivere con qualcuno per dividere i costi del mutuo, delle tasse e delle bollette, quindi delle utenze domestiche. Va bene? E Edward Reese, invece un esperto di igiene di sessualità, ha fatto sapere ad un sito americano che il matrimonio lavanda era un'unione legale che dava dei benefici pratici. Per esempio, c'era uno sgravio fiscale, diritti ereditari e copertura a livello sanitario. Va bene? Insomma, diciamo che le persone lo vanno a svolgere quando uno di entrambi i partner non hanno una famiglia oppure hanno dei punti con la famiglia stessa. Punto e a capo. Bene, insomma, la generazione Z è stanca della solitudine, arrivano quindi i matrimoni lavanda. Il matrimonio lavanda stanno letteralmente spopolando, in quanto i giovani di oggi si sentono ancora più soli, si sentono troppo abbandonati loro stessi e soli, e questa non è una cosa bella. Vi ringrazio per l'ascolto e per la visione, il video termina qua, una buona giornata.